per la sede dell'Associazione Cattolica Greca Online. Siamo in compagnia di Edoardo Gonzato, che è il mister e presidente della Polisportiva Recrea, squadra che militava in terza categoria, ma per gravi problemi che lei stesso ci dirà, non ha avuto la possibilità di iscriversi a questo nuovo campionato 2007-2008. Abbiamo letto nel vostro sito polisportivarecrea.it il comunicato stampa che avete messo lì sul sito, dove in poche parole non ci sarebbe stata la possibilità di iscrivere la squadra a questo campionato. Perché questa motivazione? Dica tutto questo. Ma le motivazioni innanzitutto sono quelle economiche, perché in quella vergognosa partita dello spareggio con il Ragalmuto c'è stata da parte di alcuni tifosi e anche da parte di alcuni giocatori l'aggressione all'arbitro, e la FIGC ci ha invitto una multa salatissima che è di 1.500 euro. Quindi se noi prendiamo questa multa di 1.500 euro sommata alle 1.800 euro di iscrizioni che si devono versare, e allora già andiamo a 3.300 euro senza contare le altre spese di gestione della società, e quindi a malincuore la dirigenza tutta ha deciso di non iscrivere la squadra. Un'altra motivazione è anche quella dei molti giocatori squalificati. Già ci sono 6 persone che sono squalificate, più qualche altro per lungo tempo, per lungo tempo, 5 anni. Sì, ci sono ragazzi che non hanno fatto niente e hanno preso 5 anni, come il sottoscritto, che ribadisco non ha fatto niente e ha preso 2 anni. E ci sono ragazzi che sono andati a studiare fuori, quindi già questo era un altro problema in cose, quindi manca la materia prima, sì. La dirigenza a malincuore ha deciso di non iscrivere la squadra. E ce ne siamo molto rammaricati, anche perché io per colpa di questa situazione mi sono dovuto dimettere da presidente, però io resto sempre nell'ambito calcistico, perché la passione per il calcio è quella che mi guida, e l'amore che ho per questi ragazzi. Sì, squadra di... sì, sì, ora l'Eraclea farà il settore giovanile scolastico, partecipando ai campionati provinciali, cominciando dai primi calci fino alla squadra di India. Ritornando al problema economico, non c'è stato questo aiuto, contributo da parte di qualche ente, provincia, regione, ma comune, non so. Il problema economico è stato sempre quello che io da molto che gestisco le società, e quindi il problema è primario per quanto riguarda la società. Il comune ci ha detto che soldi non ce n'è per aiutare questa squadra, e quindi dato che non abbiamo più altre risorse, perché noi l'anno scorso abbiamo iscritto questa squadra al campionato perché qualche sponsor ci ha dato qualche aiuto, sì, e che ringrazio pubblicamente, però dal momento in cui manca il grosso contributo, giustamente una squadra si viene a creare in molte difficoltà. Io non ho rammarico con nessuno, io ho chiesto il contributo sia alla vecchia amministrazione, non ho avuto niente da nessuno, e quindi arrivato a questo punto penso che la cosa principale era chiudere questa squadra. E per quanto riguarda i giocatori, abbiamo visto ultimamente che si sta creando una nuova... c'è già la Polisportiva, esiste, però si sta cercando di creare una nuova squadra. Come sappiamo, anche sul nostro sito abbiamo visto un articolo di Giuseppe Amato, dove già c'è la possibilità di una nuova squadra, si dice che già è stata iscritta. Sì, sì, io... E ci sono alcuni giocatori che provengono dall'Eraclea, che ora faranno parte di questa squadra. Io tramite il vostro sito che ho letto questa notizia, non posso che congratularmi con chi sta organizzando questa squadra, che è il professore Termine, perché non è facile organizzare un campionato di questa categoria, ci vogliono sacrifici, oltre ai soldi, diciamo che possono passare in secondo piano quando si trovano, quando non si trovano ci sono problemi, però dico ci sono... c'è da fare molti sacrifici per organizzare e gestire una squadra. Io non posso fare altro che fare l'imbocca al lupo a questi ragazzi che l'anno scorso erano con me e che dopo non aver iscritto la squadra sono liberi di andare in qualsiasi squadra, e sperando che questa squadra possa fare i risultati ottimi che abbiamo fatto noi. Sì, perché l'anno scorso noi avevamo una squadra che era
molto più della terza categoria, molto competitiva. Molto competitiva. Sì, infatti nel comunicato noi abbiamo ringraziato sia i ragazzi, abbiamo ringraziato pure voi, perché grazie a voi tutti i cattolicesi che sono in tutto il mondo hanno visto le imprese di questi ragazzi, e poi il meraviglioso pubblico che tutte le domeniche ci veniva a sostenere la campo sportiva. E noi ringraziamo voi perché ci avete dato dell'emozione, perché non provavamo da tanto tempo, visto che l'ultima squadra risaliva 4 anni fa. Quindi sì, a Cattolica dal 2001 che non c'era più una squadra, eravamo in seconda categoria. Quindi un pochettino la gente aspettava questo ritorno calcistico di Cattolica Reclea. L'abbiamo visto con quale spirito la gente veniva allo stadio la domenica mattina. Già quello era una cosa molto positiva. Mister, i consigli si sente di dare al mister di questa nuova squadra che... Ma io il consiglio che posso dare è... Consigli, visto che lei ha molta esperienza, sei come giocatore da 20 anni. Sì, io ho giocato tanti anni. Io il consiglio che posso dare è quello di demoralizzarsi nelle cose negative, perché nelle squadre di calcio ci sono sempre i problemi, ci sono problemi di allenamento, problemi di formazione e molte altre cose. Io il consiglio che posso dare è quello di non demoralizzarsi mai e andare sempre avanti. E ripeto, faccio in bocca al lupo a tutti i ragazzi che erano con me e anche alla Polisportiva Futuro per questa notevole iniziativa, e speriamo che vada tutto bene. Io sarò uno dei primi ad andare a vedere le partite. Mister, lei dice che non c'è nessun tipo di rammare. Io personalmente non ci credo, perché finire così una stagione molto importante, quella che ha avuto l'Eraclea durante la stagione 2006-2007, a dir poco fenomenale. Con l'ultima partita, tra virgolette, maledetta, dove l'arbitro ha fatto in modo che di nervosire sia il pubblico che il giocatore, è finito in malo modo, se no saremmo adesso in seconda categoria. Ma io non è che non sono rammaricato per quello, io sono rammaricato per quello che è successo, perché il rammarico per non essere saliti in seconda categoria ce l'ho, e la rabbia è tanta, anche perché, ripeto, a me come a tante altre hanno dato delle squalifiche pesanti senza avere commesso niente. Infatti ti preannuncio che ho fatto una lettera aperta al presidente della regione Sicilia, che è stato neoeletto, per vedere di smuovere qualche cosa, perché io penso che della regione, presidente del comitato regionale della FIGC, perché io penso che se uno è colpevole non parla. Però la cosa che mi ha stranizzato e che mi sto battendo e mi batterò sempre è che, essendo presenti della delegazione della FIGC che hanno visto tutto, non capisco perché si debba credere all'arbitro. Se non c'era nessuno, allora uno può dire, va bene, l'arbitro ha scritto, vuol dire che le cose sono andate così. Ma siccome oltre alle numerose persone che c'erano là presenti, c'erano circa 800-900 persone, tra cui molti presidenti di altre società, molti allenatori di altre società. C'eravate anche voi, lo avete visto. E c'era anche un delegato della FIGC, c'erano i delegati degli arbitri, ed è questo che mi fa rabbia. Cioè, essendo presente alla partita, hanno permesso di squalificarmi, perché a me il discorso era diretto, perché mi conoscono e quindi noi sono. Per i giocatori poteva essere diverso, perché se hanno visto qualcuno che non colpiva non potevano capire chi era, ma siccome a me mi conoscono tutti nell'ambiente calcistico, per me una loro dichiarazione poteva essere importante. Il rammarico resta sempre, te l'ho detto. Io con i ragazzi avrei voluto anche che, prima di iniziare questa esperienza, che ripeto lodevole, e potevano venire da me e dirmi, mister Edoardo, che cosa dobbiamo fare, ma comunque il discorso è acqua passata, e anche perché le nostre intenzioni erano quelle di non iscrivere, perché altrimenti se noi iscrivevamo la squadra nessuno si poteva stare in altre parti. E ti devo dire anche che mi hanno telefonato i ragazzi della Ribera del Fair Play, perché volevano fare una squadra competitiva, e mi avevano dato anche il consenso per tesserarsi con noi. Quindi se noi iscrivevamo la squadra al campionato di terza categoria, potevamo fare, unendoci con quella di Ribera, una squadra competitiva. Ma siccome i problemi sono più quelli economici che organizzativi, quindi si è preferito fare quello che purtroppo abbiamo fatto. Benissimo, questa era un pochettino la sintesi del mister avanzato. Abbiamo
visto il comunicato stampa, da lì abbiamo preso spunto per questa intervista, sperando di aver chiarito tanti dubbi, il perché l'Eraclea non si fosse iscritta a questo campionato 2007-2008. Però in convento ci sarà un'altra squadra, un'altra polisportiva, un'altra associazione, un altro presidente e con alcuni giocatori provenienti dall'Eraclea, sperando che possano regalarci le stesse emozioni, mister, di questo ringrazio, grazie, che grazie ci ha dato l'Eraclea in questo anno e che noi ringraziamo. Grazie a voi. Arrivederci a tutti.